Premettiamo subito che io non odio Minecraft, lo adoro. Oltre a questo voglio scusarmi con tutte quelle persone che come sempre la domenica sono lì e mi supportano sempre con i video domenicali su Hytale. Il video di oggi sarà un video diverso, questo perché oltre ad avere molti video su questa playlist già pronti, non ho potuto caricarli, almeno non volevo, senza prima voler chiarire al 100% quello che intendevo con il video di domenica scorsa, perché sennò, cioè, io fisicamente non volevo fare sta roba. So che in molti hanno capito il messaggio, ma pochi no. Tra questi c'è anche il mio moderatore Levi, il quale spero che veda questo video e che possa capire il concetto del video espresso. Più semplice di così non posso esporlo. Come anche quei 2-3 personaggi che si sono fermati solo all'inizio del video, che l'hanno visto e che sono scemi e non hanno capito niente, perché è stato chiarissimo quello che ho detto. Io non odio Minecraft. Minecraft io lo reputo uno dei giochi più completi mai esistiti finora, che è studiato a scuola. Quindi io non odio un gioco del genere. Io ho solo detto che un gioco come Minecraft, essendo uscito nel 2009, artisticamente ma anche a livello di meccaniche di gioco è limitato. Minecraft nasce già con delle meccaniche di gioco semplicissime. È vero che viene aggiornato nel tempo, ma il fulcro del gioco rimane quello. Quando un gioco è così vecchio, negli anni non può cambiare drasticamente. Ci sono casi in cui questo succede, come magari LOL, ma LOL è perché è competitive ed è un'altra cosa. Un gioco come Minecraft, quindi, dove le sue meccaniche di base sono state studiate per il periodo del 2009, come fa nel 2020 ad essere ancora attuale? Perché fa leva su un certo tipo di pubblico. Io, come tantissime altre persone, si sono legate tantissimo al concetto di Hytale perché quest'ultimo è un'evoluzione delle meccaniche di Minecraft, ovvero la versione vanilla di Minecraft va paragonata a quello che noi abbiamo adesso in mano per giudicare in versione vanilla di Hytale. È vero, ora Hytale non c'è, deve ancora uscire, quindi stiamo parlando del niente, siamo d'accordo, però possiamo comunque teorizzare qualcosina. Molte persone che sono cresciute con Minecraft e che adesso hanno una certa età, quindi 18-20 anni, e che sono un po' esigenti da quel punto di vista, cos'è che chiedono un gioco che possa essere quantomeno simile a Minecraft nell'origine, ma che sia qualcosa di meglio. Queste cose qua non le puoi fare con gli update, non puoi cambiare, come ha detto, un gioco del 2009 nel 2020 con le meccaniche appunto di un gioco del 2020. È impossibile, non puoi farlo. Io non sto togliendo luce a Minecraft, ragazzi miei, io questo non lo voglio fare. Sto solo dicendo che io, come tanta altra gente affezionata tantissimo al prodotto di Minecraft, chiedono un qualcosa di più, perché essendo cresciuti, avendo tra virgolette mutato interessi in qualcosa di già più elaborato, chiaro che comunque vogliono qualcosa di più. E purtroppo Minecraft, limitato a livello di hardware, non può offrire. Se fai leva sugli affezionati, tanto affezionati su Minecraft, allora loro saranno sempre contenti, ma dal mio punto di vista non potranno vedere alcune meccaniche oggettive che mancano all'interno del gioco e che in altri giochi, che sono chiaramente al passo con i tempi perché sono usciti, diciamo, nel nostro presente, quindi nel 2020 in questo caso, 2021, hanno rispetto a quelli del 2009. Mi spiego? Ripeto, gli update fanno fino a un certo punto. Detto questo, non ditemi che odio Minecraft, perché non è così. Potete dirmi però che sono una persona che riconosce in Minecraft il leggendario risultato di aver effettivamente cambiato una generazione, cambiato il mondo del gaming. Minecraft è una leggenda, è uno dei giochi più completi mai esistiti. Ma potete anche dire che io sono una persona la quale vuole qualcosa di più. Mi andava bene Minecraft quando avevo 15 anni, quando magari non guardavo alcune cose. Adesso, che ne ho 27, l'idea alla base di Minecraft mi piace ancora, ma voglio qualcosa di più, qualcosa che osi di più, ma che mantenga però lo stesso, la stessa radice. Ed è per questo che io adoro Hytale, ed è per questo che io dico che Hytale ha un potenziale ancora più grande di quello che aveva Minecraft in origine. Questo è quello che ho sempre sostenuto. Non ho mai detto che Minecraft mi facesse schifo o che facesse schifo. Quindi non capite pane per polenta, perché io sono sempre stato chiaro in quello che
che ho detto. Voglio anche informarvi a tutti i nostri amici qui che mi seguono appunto ogni domenica su Hytale, che da domenica prossima ricominceremo con i classici video sulle meccaniche, sulla lore, eccetera eccetera, e le classifiche, le top, quello che volete. Ma sto pensando anche di fare una roba molto figa, ovvero di dividere i video di Hytale in tre playlist diverse, in modo da farvi capire di cosa si sta parlando in quella playlist. Per esempio, playlist 1, video sulle meccaniche e la lore. Playlist 2, gli aggiornamenti dei blog post quando escono. Playlist 3, le cartoline di Orbis, format settimanale che trovate sul Twitter dell'iPixel. Però, come sempre, io non penso di trattarlo settimanalmente, perché a volte fanno vedere solo delle immagini e quindi magari a sto punto mi viene da dire prendo 3-4 immagini, quindi 3-4 settimane, e faccio un unico video. Non ha senso che vi porto un video su un'immagine e basta, cioè. E queste tre playlist, comunque, tornando al discorso, avranno delle grafiche diverse. Adesso le sto studiando con Omar. Questo per riprendere un pochetto lo stile di Hytale, chiaramente, e fare comunque una differenza visiva già a voi del contenuto che state guardando. Esempio, per farvi proprio capire terra a terra: miniatura verde, video sulle lore meccaniche; miniatura gialla, video sui blog post; miniatura rossa, video sulle cartoline di Orbis. È un esempio. Insomma, ci sono degli elementi che saranno accomunati da playlist a playlist, con le differenze del caso in base all'argomento trattato. Insomma, è una figata, vedrete. Poi dovrò appunto rifare già tutte le thumbnail che ci sono, insomma, verrà fuori bene secondo me. Detto ciò, mi scuso ancora con i ragazzi che comunque, come detto, si aspettavano il video domenicale su alcune meccaniche. Avevo in mente di fare un video sul combat system questa domenica, ma ripeto, volevo chiarire al 100% questa cosa senza proprio tornarci più sopra, perché, cioè, raga, se no, ve lo giuro, non stavo bene. Spero che il mio moderatore Levi non si sia triggerato e che abbia capito il senso dei video che ho fatto, perché come sempre la gente cambia, la gente cresce, la gente vuole di più. Capirete che non potrete sempre stare a giocare allo stesso identico gioco, o quantomeno vedrete delle criticità su quel gioco lì che prima non vedevate, perché logicamente cambierete, diventerete più maturi. Basta, cioè, è questo che è. Vi saluto, da qui a Google è tutto, ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Alla prossima, bolidi.